il dovere di ricordare un genio e un gigante della cultura europea, ma in questo momento credo che quello che prevale anche e soprattutto il ricordo personale del professor Nordi. Io non so di come di passare la parola, dico solo che per me sarà difficile adesso non immaginavo più camminare a passo spedito sul lungomare, e io immaginavo chissà cosa sta pensando, chissà a quale classico, a quale delle sue idee straordinarie. Ecco, ci saranno una serie di interventi per ricordare il primo è quello di un suo docente, il suo professore, il professor Giorgio Franco. Comunque, non solo imbarazzante ma emozionante per me intervenire in questa circostanza è ovviamente poco. Avevo segnato i nomi e le liste delle persone che sarebbero morti prima della mia uscita di scena. Questi nomi, ogni volta che qualcuno mi chiedeva, mi augurava una lunga vita, io dicevo sempre: voglio morire quanto più presto possibile, perché non voglio assistere alla dipartita di persone a me care. Muccio non faceva parte di questa lista. Non avrei mai immaginato che lui potesse premorire. Mai. Era tenace, era combattivo. Il 31 maggio, di pomeriggio, verso le 3, mi telefonò per dirmi ancora una volta come si era organizzato per questa sua esperienza del famoso premio che gli era stato attribuito da Lea Storia. E mentre parlavamo mi resi conto che aumentava il suo disagio nel parlarmi, perché era fortemente emozionato. E a tal punto che ho ricordato con il senno di poi che nelle ultime due telefonate che mi aveva fatto in quest'ultimo mese, lui le concludeva sempre dicendo ti voglio bene, che era una cosa abbastanza inedita, perché non ci facevamo salamitri, molto spesso ci dicevamo anche cose che probabilmente potevano non piacerci. Alla fine di questa telefonata lo sentii, lo dicevo anche ai suoi familiari, lo sentii in silenzio, e poi a un certo punto avvertì un singhiozzo e disse ti voglio bene, non dimenticarlo. Mi è sembrato con il segno di poi che fosse un testamento di un giovane che avevo incontrato, e qui ci sono Lorenzo Conte, c'è Pino Saporiti, non so se c'è Raffaele De Luna, c'è il povero Alberto Settembre, del quale c'è solamente il ricordo della presenza, ma altre persone ho incontrato quando avevo 16 anni e io ne avevo 30. Io ero un giovane entusiasta, professore di liceo, e lui era un giovane che voleva sgomitare per poter farsi strada. Da me ha preso molte cose. Era talmente affezionato a me che molto spesso prendeva l'autostop e veniva a casa mia, mangiava con me, giocava con i miei figli. Riuscì a coniugare l'impegno nello studio, la curiosità intellettuale con l'affettività. Non mi nego che in questi giorni ho ricevuto condoglianze. Molti mi hanno fermato e mi hanno detto sei stato insieme con il padre Vincenzo, giustamente, con suo secondo padre. Non posso dirvi altro, potrei raccontarvi mille cose, quelle che forse voi non sapete. Nuccio è venuto insieme con me al Living Theater a Cosenza, Nuccio è venuto a Villa a Maratea, è andato a Bressanone, poi ha conosciuto Alfonso Bernardinelli, è diventato lui il mio maestro. Ecco, così voglio dirvi. Lui diceva sempre i maestri ci hanno formato, io sono stato formato da lui, perché quando lui ha incominciato, dopo avermi dedicato la tesi, ha incominciato ad apprendere tante cose, io lo interpretavo e apprendevo da lui. Lui questa cosa non l'accettava, diceva continuamente che io ero il suo maestro. Non è vero, ho imparato molte cose da lui e sono rammaricato di non poterglielo dire di fronte in questa circostanza, però gli faccio una promessa. In questi anni che ci sono da venire, l'ho detto anche agli altri, dobbiamo organizzare qualche cosa, forse Ernesto Magorno a lui compete questo, dirà quello che ha detto per Ciro Cosenza, gli intitolerà delle strade,
Non li vuole. Mio fratello non vuole le strade. Mio fratello vuole una borsa di studio per chi ha bisogno. Questo si deve fare. Questa premessa, voi sapete che quando ci saranno poi le occasioni di fare dei convegni di studio e di rispondere a quella sua domanda, che era quella di studiare i classici, di rispettare i grandi maestri e nello stesso tempo, come avrebbe detto alle Asturie, mantenere viva la scuola pubblica, noi manterremo questa fila, questo settore e ci interrogheremo su questo. Se poi avremo da raccontare cose che giustamente Gallerio diceva sono importanti, in tutte le circostanze, quando ci incontreremo per la strada parleremo di lui, parleremo di come lui era anche un compagnone e di come lui era riuscito a coniugare la cultura con la vita quotidiana, con l'affettività, parlando con lo zingaro e parlando anche con l'indirizzo. Dovremmo seguire i suoi esempi, io tutti! Che ha condiviso un percorso importante della vita del professor Nocciordine, sicuramente, perché ricordiamo, lui è stato, prima di diventare quel grande personaggio, è stato anche un bravissimo e coraggioso giornalista sul nostro territorio. Il professore, insomma, parla finalmente dell'esperienza, della gloriosa esperienza del giornale di Calabria. Ciao Lucio. Grazie. Quante cose ho fatto insieme, convegni di fatti, articoli, manifestazioni sportive, con l'Istituto Italiano di Studi Filosofici, i seminari, il professore Morotti. Avevi 15 o 16 anni, scrivevi i tuoi primi articoli e venivi a casa mia per farmi vedere. Come le hai ricordato tu queste cose? Non più di qualche giorno fa. Io ti avevo fatto un messaggio per farti i complimenti per questo prestigioso premio dei Reali di Spagna. Tu mi hai telefonato ringraziandomi, ricordandomi queste tue prime esperienze e concludendo questo premio in parte e anche tu per la formazione che hai contribuito a darmi una delle ragazze. Poi sono venuti gli anni belli del giornale Calabria, inchieste, servizi. Un articolo su Franco Monto che volevi intervistare. Ti ricordi, abbiamo avuto una lunga discussione perché io tu mi chiedevi se dovevi dare del tuo a Mariosi. Io mi consigliavo di dare del lei, tu dicevi che era meglio dargli del tuo. Ma io non mi preoccupavo più di tanto perché pensavo questa intervista non si farà mai. In effetti però Franco Muto ebbe un attentato, tentarono di ucciderlo. Però lui colse subito la parte di pazzo e non so come riuscì a fare l'intervista, dandogli del tu, mafioso, oggetto di discussione anche nei giorni seguenti. Il direttore del giornale di Calabria era Piero Ardenti, aveva una grossa simpatia e una grossa Ardenti immaginava per Lucio un futuro di grande giornalista, di giornalista affermato. Ma lui non voleva fare giornalista. Per quanto Ardenti lo accettasse, lui non voleva. Mille discussioni anche con me. Io dicevo, ma è giornalista,
Lui rispondeva: senta, io voglio fare il professore universitario. E questa è stata una scelta buona. Sono arrivati i riconoscimenti, i premi, i numeri di lei sono stati ricordati nei giorni scorsi. Tu sei diventato un più grande esperto del 500 di Giordano Bruno, le collaborazioni con i giornali. Sei riuscito a fare quella rubrica settimanale sul Corriere della Sera con i classici, paragonando le vicende dei classici e le cose sostenute dai classici con le vicende di oggi, cosa credo mai fatta prima, e con orgoglio ogni volta che ci troviamo sul lungomare mi ricordi del tuo ultimo articolo, delle tue ultime cose, mi informavi. Adesso non ci sei più, Lucio, ma ci lasci un patrimonio immenso che noi abbiamo il compito di gestire. A parte quello che sicuramente faranno i docenti, gli amici, i colleghi tuoi, io credo che a noi spetta il compito di portare avanti le grandi battaglie che tu hai fatto, quelle più concrete, quello di una scuola che crea gli uomini e non ci lascia i diplomi, l'importanza di una scuola pubblica. Ne abbiamo parlato tante volte sul lungomare. E tu concludevi sempre dicendo: vedi, se non ci fosse stata l'Università della Calabria, io non sarei mai diventato quello che sono diventato. Io penso che la famiglia, l'amministrazione comunale, gli amici, tutta la comunità di Diamante deve essere impegnata in questo lavoro di recupero e valorizzazione di quelle che sono state le tue battaglie, non c'è. Sì, io cercherò di esserci sicuramente. Il problema però è che tu sei diventato troppo grande e io forse troppo vecchio. Ciao professore. Di vita, innanzitutto ricordo spesso di questi interventi. Allora chiamo a intervenire una allieva del professor Ordine, Sara Mentola. Come ci riconosciamo in tutte le scuole dove andiamo, cioè noi sappiamo, guardandoci, di essere stati alunni del professore Orti. Questo è senza dubbio l'esame più difficile da affrontare, caro prof. Come si può pensare di salutarla per sempre? Come si possono trovare le parole di fronte ad un lutto tanto grande? Come si può ancora scrivere quando il dolore è più forte di ogni cosa? Come si può ricordare quando i momenti da rivivere sono così tanti e importanti che si fa fatica a metterli in fila? Come tutti i suoi studenti hanno scritto e stanno scrivendo, lei non è stato per noi un docente universitario, ma una guida sicura, una luce nel buio, una certezza a cui aggrapparci. Ha sostenuto le nostre scelte, ci ha infiammati di humanitas, ci ha incoraggiati a superare la soglia, ci ha fatto sentire giusti, mentre il mondo fuori dalla Jana ci diceva che eravamo sbagliati
perché cammina un Dante padre. Ogni lezione, ogni intervento, ogni digerimento e ogni libro prestato ci hanno trasformati in guerrieri dei classici, in fervidi sostenitori delle lettere, in accaniti e appassionati lettori. Abbiamo costruito, grazie a lei, un solido bagaglio. Abbiamo imparato a non essere frettolosi, a cogliere gli spunti, ad analizzare tutto, a spulciare i testi, ad approfondire fino a quando avevamo buoni materiali su cui ragionare. E allora i lunedì della poesia si trasformavano in laboratori di analisi del testo e in riflessioni sulla vita. E così tutti quelli che seguivano il corso di letteratura italiana aspettavano il giorno più pesante della settimana come quello più bello, come si aspetta un finale di stagione. A volte noi lasciavamo sulla cattedra i testi che volevamo ci leggesse. In quei momenti il mondo fuori, prof, spariva. C'eravamo solo noi, lei e tutti noi, uniti da una connessione viscerale, da un amore autentico. Poi arrivavano i seminari. Lei si sedeva tra i banchi e noi alla grande cattedra della IAMA. Il terrore era visibile, nei nostri occhi, ma più forte era la voglia di rispondere alle sue sollecitazioni per dimostrarle che noi ce la stavamo mettendo tutta per essere all'altezza del compito che ci aveva affidato. Agli esami le gambe e la voce tremavano perché sapevamo di trovarci di fronte ad un esaminatore esigente che ci conosceva ben oltre lo status di studente, che riusciva con le sue domande a spogliarci come delle cipolle per arrivare al fulcro delle questioni ostiche, scottanti, agli snodi fondamentali che dimostravano che sì, avevamo letto gli spunti che ci aveva suggerito, avevamo studiato la critica, avevamo ripassato il manuale, ma soprattutto avevamo frequentato il testo, proprio come si frequentano gli amici o gli amanti. Il corso si teneva quasi sempre nel tardo pomeriggio e alla sera continuava nelle nostre case. Commenti, riflessioni ci nutrivano assieme al cibo delle frettolose gioie improvvisate. Tutto questo è solo un piccolo spaccato delle cose che ho condiviso con centinaia di altri studenti. Poi c'è la mia personale storia, prof. Il suo incontro con lei per me è avvenuto al liceo, tra i banchi della scuola del mio amato preside, Giorgio Franco, che avrei scoperto più tardi essere stato suo professore. Una mattina all'autunno, il preside aveva organizzato per noi una lezione speciale con lei sui classici. State a sentire, aveva detto, mi aspetto che ne parleremo insieme. Quel giorno, prof, io ho deciso che la mia vita doveva avere a che fare con i classici. Poi all'università, in quell'aula così grande, erano le sue parole ad incoraggiarmi, a spazzare via tutte le incertezze. Cresceva una passione dirompente, inarrestabile, il rinascimento avveniva soprattutto dentro di me. E allora la tesi, e poi il concorso, e poi la scuola, e poi le chiacchierate sul lungomare quando passeggiava con il suo cane. Vederla era una gioia immensa, dopo la laurea. Prima anche, ma c'era sempre un certo timore, prof, la paura in un certo senso di varcare un limite che era doveroso ci fosse. In ogni momento di mia difficoltà ho trovato un appiglio nelle sue parole. Ho diffuso tra i miei studenti e i miei colleghi l'utilità dell'inutile. Ho inserito nei miei programmi Giordano Bruno. Leggo molti canti del Furioso. Parto sempre dai testi e dedico la prima lezione al perché della letteratura leggendo il racconto di David Foster Wallace dei Pesciolini Rossi. Continuerò a fare tutte queste cose, prof, nella speranza che io possa in minima parte essere per i miei studenti quello che lei è stato per me. Ma ora che lei non c'è, è il vuoto ad ogni gradino. Con immenso amore e stima. Buongiorno, la professoressa Mina Perconte. Buongiorno a tutti. È noto come la morte del nostro
ma pronuncio. È già stato uno scomporto la comunità culturale interna, mondiale. Sono arrivati centinaia, migliaia di messaggi da tutto il mondo ai familiari, a noi collaboratori, ai parenti, amici. È davvero stato difficile scegliere tra questi testi le testimonianze più significative. E questi messaggi sono arrivati sia da personaggi importanti della politica, della cultura, come abbiamo già detto, del mondo accademico, ma anche da tanta gente amica di Nuncio, dai suoi studenti che si sono gettati nello sconforto più totale. Ma tra tutti questi messaggi abbiamo deciso di leggerne questi due, che sono veramente significativi e che non ci raccontano solo del Nuncio intellettuale a livello internazionale che conosciamo, ma che ci raccontano soprattutto del Nuncio uomo. Il primo è di Roberto Saviano. Saviano inizia la sua commemorazione a Nuncio con una frase di Nuncio stesso, che vi leggo. Una cosa è certa, se lasceremo morire il gratuito, se rinunceremo alla forza generatrice dell'inutile, se ascolteremo unicamente questo mortifero canto delle sirene che ci spinge a rincorrere il guadagno, saremo solo in grado di produrre una collettività malata e smemorata che, smarrita, finirà per perdere il senso di se stessa e della vita. Saviano continua. Nuncio Ordine è morto, d'improvviso. Non c'è stato saluto, nulla. Vorrei essere credente per ricevere conforto dal credere che a braccia aperte ci sia Giordano Bruno a riceverlo sulla soglia di una distesa, in quei campi elisi che accolgono le anime dei cercatori di luce. Ma non lo sono, e tutto è solo un acquerello dipinto dalla mia volontà di superare il buio. Non ci rincontreremo, non ci rivedremo, non ci ritroveremo in nessun luogo. Eppure, resto persuaso che in questa assenza nulla è andato perduto. Gli infiniti mondi di Nuncio erano tempesta cognitiva e conoscitiva, vita cavalcata con Eros, desiderio di renderle Calabrie luogo di studio e non solo di migrazione. Coraggio, ambizione, risate, slancio e cura, cura umana dottissima per gli allievi. Nuncio era Giordano Bruno. Non studiava Bruno, ma era Bruno. Ne assumeva la voce, aveva l'occhio della sua mente e lo insegnava come nessuno al mondo. Si trasformava in un asino, come l'animale amato da Bruno. Resistente, fermo, paziente e ostinato. In Nuncio si incatenavano l'esuberanza rumorosa, piccante, incasinata dell'uomo dominato dai sensi e il rigore placido, filo di lama geometrico dello scienziato filosofico. Mi mancherà Nuncio, per tutta la vita che non ci daremo e per le ore a parlare di Giordano che non avremo mai, mai più. Eppure, come il nolano di Sviglia non soffre le angosce della morte, colui che è maggiormente commosso dalla visione di un'altra cosa. E la visione di un'altra cosa è la passione continua per la verità e la sua ricerca. Passione praticabile solo nella conoscenza, unica legge d'amore che ci permette di diventare come Giordano indica,
messaggero di verità. E tu lo sei stato, mio caro, luminoso Lucio, perduto troppo presto, messaggero di verità. Roberto Saviano. Dall'altro lato, invece, abbiamo scelto di leggervi questo pensiero bellissimo che ha scritto a Lucio una sua cara amica, una sua vicina di casa, Patrizia Sergio, che descrive, come abbiamo detto, non il Lucio accademico, non il Lucio professore, ma descrive il Lucio uomo, quello per cui i suoi studenti lo hanno amato tanto, vale a dire la sua umanità. Ed è questo il lascito più grande di Lucio a tutti noi. C'era una volta un gigante buono, con una voce tagliente, un gigante che spesso incuteva timore, suo malgrado, o meglio, suscitava reverenza. Impossibile restare indifferenti alla sua voce, impossibile restare indifferenti alla sua variante eloquenza. Una persona che non poteva passare inosservata in nessuna occasione, insieme a qualsiasi personaggio, anche famoso, di cui era spesso circondato. Ma questo gigante conservava, intatto e puro, un animo da bambino, delicato, fragile, è incantato soprattutto dinanzi a ciò che è delicato e fragile. Lo ricorderò con quello sguardo di bambino quando veniva a casa mia con gli occhi lucidi a portarmi l'ennesimo cerino ferito da curare, nascosto e protetto delicatamente tra quelle sue grandi mani. Tanti uccellini feriti hai lasciato un cioccolato. Tanti uccelli che ancora non sanno volare, ci mancherai immensamente. Questo intervento di Sonia Benedetti, che ha condiviso, è stata una compagna di università. Scusate, l'emozione è tanta per tutti, ma veramente si parla con la voce rotta dal pianto. E per me è difficilissimo parlare di Lucio, molto difficile, perché Lucio non solo appartiene al mondo intero come intellettuale di grande levatura, riconosciuta levatura. Però Lucio è stato parte della mia giovinezza, degli anni di formazione. Provenivamo da licei diversi, io dal Terenzio, lui da Scalea, però abbiamo fatto lo stesso percorso di studi, gli stessi professori, gli stessi argomenti di studio, prima il corso di lettere e poi il dottorato insieme. Poi lui è volato alto, era bravissimo, era tenace, era eccezionale, era un modello per tutti noi altri, perché era veramente quello che ogni insegnante vorrebbe in un alunno, costante, sempre lì, appassionato dei libri, soprattutto, e di quei classici. E ho tanto parlato in tutti questi anni, è venuto anche a Sclera quando io insegnavo a Sclera. A presentare l'utilità dell'inutile, e non vi posso dire quanta gioia è stata per lui che è tornato nella sua scuola, ma anche per gli studenti che hanno potuto sentire questa voce profonda che parla di cultura, contro ogni forma di incultura. E questo Lucio l'ho fatto sempre, mi tremano le gambe, mi tremano le mani, non riesco a parlare, perché veramente è così.
Quegli anni che abbiamo vissuto insieme sono tanti, i nostri professori sono stati gli stessi, quelli della laurea e quelli del dottorato, quindi abbiamo avuto gli stessi maestri. Io ho condensato, come so fare, diciamo, quello che è stata l'emozione fortissima, improvvisa di questa scomparsa, l'ho condensata in un pensiero, un piccolo pensiero che ho scritto così, di getto, per lui, l'ho mandato a Franco, l'ho mandato a Giorgio e Franco mi ha detto leggilo, senti, ma se ce la fai, leggilo, non so se ce la faccio, non lo provo a leggere. In maniera artigianale, scritto, non l'ho stampato, come Nuccio avrebbe amato, perché era un artigiano anche della cultura, Nuccio non era un intellettuale di accademico nel senso più, e diciamo, lo mettiamolo così, caro eterno ragazzo, con insaziabile volontà hai cavalcato selvaggio cuore di tenebra in giacca e cravatta, venti impetuosi, mari in tempesta, e marchiato a fuoco il tuo tempo. Vorrei strapparti dal Tartaro crudele, vorrei chiamarti alla giovinezza ancora, quando ardori, studi e amori intrecciavano le nostre ore, e tra pagine, lezioni e salite si dispiegavano le nostre vite. Chi avrebbe potuto immaginare per noi tanta bellezza e tanta grazia, per noi venuti da bordi così aspri, diversi e così lontani. Chi avrebbe potuto immaginare che gli universi infiniti avrebbero così segnato i nostri spiriti. La lungina sui voli, erbosi e senza vento la luna, tra querce e dolorose migliori. Nel regno del silenzio risuona ora la tua voce e brillano i tuoi occhi, caro, caro, eterno ragazzo. Ciao. Francesco Sorducino, e vorrete perdonarmi se stravolgendo il copione scenografico io cambierò postazione, perché vorrei rivolgermi a mio cugino direttamente guardandolo, abbiamo anche la stessa cravatta rossa, l'ho messa apposta oggi, certo di trovare il favore di colui che nella sua grandezza era sempre un, potremmo dire, un diversamente formale. Perché ti voglio guardare, Nuccio, oggi non celebriamo soltanto, per quanto importante, il ricordo nostalgico della tua persona, ma oggi celebriamo l'affermazione della vita, perché tu non puoi morire. Tu sei una persona che vive e vivrà sempre. Una persona come te non può restare imprigionato in un legno, in una bara. E pensavo, indipendentemente ora dal credo religioso, io sono cristiano e ma ritengo che nessuno di noi possa minimamente arrogarsi il diritto di ritenersi depositario di una verità assoluta, perché tu insegnavi una cosa importante, che la verità non si possiede, la si cerca la verità. E io sono certo che tu non solo l'abbia cercata, il tuo famoso viaggio verso Itaca, di cui parleremo, mi rimane sempre impresso questa metafora della vita, perché non è quella meta importante, perché se non ci fosse stata quella meta non avrebbe avuto senso il viaggio, ma il viaggio stesso.
E tu non solo hai trovato, diciamo, questa verità, ma l'hai posseduta. E mi veniva in mente un racconto molto bello di Agostino, che prima ancora di essere santo era un uomo, e passeggiando sulle spiagge di Tagaste notava questo bambino che si riaffannava a riempire questa buca con l'acqua, portava l'acqua del mare, e Agostino si ferma, si interroga e chiede a questo bambino: cosa stai facendo? E lui risponde: ecco, cerco di mettere tutta l'acqua del mare in questa buca. E Agostino sorride e dice: ma non è possibile, non potrai mai farlo. E questo bambino, guardando lui, dice: e anche tu non potrai mai contenere nella tua piccola mente il mistero dell'amore di Dio, che è un amore grande e che oggi che cosa ci vuole dire? E con la massima esplicitazione di questa vita che tu hai mirabilmente incarnato nella tua esperienza, tu sei stato, come dire, un autentico umanista, come ti hanno definito in tanti, e io non mi soffermerò sulle tue virtù, sul tuo elevatissimo e irraggiungibile spessore culturale, non sarei in grado di farlo, ma ecco la tua statura gigantesca, inarrivabile, di umanista. E tanti ricordi ora affollano la mente, tra questi, quasi in modo beffardo, un ricordo particolare lo ricorderà il nostro sindaco, insomma l'amministrazione, era, se non ricordo male, il 2009-2010, quando in questa stessa sala consiliare ti venne conferita la cittadinanza onoraria. Tra tanti illustri ospiti ricordo il compianto professore, tuo grandissimo amico Stefano Rodotà, io presi la parola e in maniera molto semplice e modesta volevo ricordare la tua grandezza, il tuo spessore elevatissimo, umano innanzitutto, intellettuale, ma nulla, nulla lasciava presagire questo momento che ci coglie, ecco, con quello stupore, perché ancora una volta tu riesci a stupirci, seppur in questo inaccettabile e drammatico clima surreale. E tra tutti questi ricordi, ecco, io ho in mente veramente l'affermazione di quella tua umanità, da te mirabilmente incarnata nella tua vita. E quanto sia difficile per me rivolgermi al tuo cospetto con questo compiato struggente. È ancora più difficile perché io mi rivolgo a te, maestro della parola, tu che hai incarnato quell'insegnamento di Gorgia da Lentini nell'encomio di Eva, questa parola che con un corpo piccolissimo e invisibile sa compiere imprese divine, quella impresa che tu hai compiuto nel tuo viaggio e che ora viene visibilizzata in questo tributo meritatissimo di stima, di affetto, di amore da parte della tua comunità, di questa diamante di cui tu porti il nome, di questa seconda madre Nuccio, perché la prima, Zia Margherita, è qui presente, non lo è fisicamente perché la malattia ha offuscato la mente, ma non il cuore, quel cuore che batte trepidante per te, per suo figlio Nuccio. Quanti ricordi! Io ho avuto l'onore di assistere alla tua laurea, ricordo la tesi, la cabala dell'asino, ero tra Zia Margherita, tra Zio Vincenzo, quasi a voler significare l'eterno dualismo tra, ecco, l'affetto della madre viscerale, la ragione del padre, ecco, quella eterna contrapposizione che poi ha
caratterizzato il tuo intrigante percorso di vita e ricordo tanti aneddoti che rendono veramente e in maniera plastica l'esplicitazione di quella vita che non può essere racchiusa qui in questa parola. E fra questi ricordi ce n'è uno particolarmente caro. Io ero il tuo cugino, lo possiamo dire, no? Senza suscitare la gelosia degli altri, però il tuo cugino più piccolo, e molto piccolo, forse in 3 anni, e tu eri solito nascondermi sotto il cuscino questo formaggino di cioccolato, dicendomi che l'aveva portato il lupo. Io ancora tra il mio incedere incerto e l'eloquio ancora approssimativo non ero in grado di dire il lupo e dicevo uiupo, che è restato sempre, perché anche ora quando mi vedevi, anche in contesti formali, perché tu non eri formale, quando mi vedevi con quell'accento che mai tradiva quella calabresità di cui tu eri fiero e orgoglioso, che mai avevi rinnegato nell'autenticità della rivendicazione della propria provenienza, vedendomi anche in contesto ufficiale, da lontano, oh, io, perché tu eri questo, e sei questo. E allora, Nuccio, io non potrei dire nulla di quanto è stato detto, meglio di me, per ricordare la tua grandezza, culturale, intellettuale, questa irraggiungibile cima di sapere, ma voglio soffermarmi sulla tua grandezza umana. Tu sei e resterai il grande umanista, colui il quale ha sempre, ecco, mirabilmente affermato il primato dell'uomo, ricordando anche a me come avvocato penalista quel monito tanto caro a un padre costituente, perché poi, ecco, l'intrigante bellezza del tuo sapere era la capacità di interagire tra le varie discipline dello scibile umano, il sapere, la conoscenza, la letteratura, con la filosofia e il diritto che è figlio di quella cultura, che senza quella cultura a nulla può servire. E ricordo, ecco, nell'affermazione del primato dell'uomo le parole di Calamandrè, quando anche a proposito del processo penale ci dice che il processo penale è fondamentalmente studio dell'uomo, che anche tutte le nostre simmetrie semantiche, le nostre eleganze iuris diventano poi schemi illusori se non ci avvediamo che innanzitutto c'è l'uomo, con i suoi pregi e i suoi difetti, con le sue luci e le sue ombre, con le sue virtù e le proprie aberrazioni. E allora, Nuccio, di fronte a questo momento, qualsiasi parola umana rischierebbe di trasmodare anche la parola più dotta, che certamente non è la mia, rischierebbe di trasmutare, come dire, in quella stucchevole e anche scontata verbosità, che non si riesce a spiegare il senso di tutto questo. E anche il credo più convinto, anche la fede, quel granello di senape di cui parla lo scrittore, quando anche ci fosse, vacillerebbe di fronte a questi momenti. Perché anche io al mio Dio chiederei perché, tutto ciò, ma non potrei avere una risposta umana razionale se non in una parola superiore illuminata da quel senso profondo che poi caratterizza il nostro essere e che penso tu abbia comunque sperimentato, seppur in diverse declinazioni, in un percorso diverso, in un momento che inevitabilmente trova quella ineludibile convergenza. Perché mi piace ricordare San Paolo, che prima ancora di essere santo, io non voglio
parlare, ripeto, con la pretesa di possedere, non posseggo nulla. Ma diciamo una cosa importante che dovrebbe far riflettere me innanzitutto, che se non ci fosse questa speranza che nella fede diventa una certezza, nulla avrebbe senso di quello che facciamo, la nostra vita sarebbe inutile. E penso che anche se in un percorso, in un linguaggio diverso, tu sia arrivato non soltanto a rincorrere questa verità, ma a possederla in quel famoso viaggio, dove nel viaggio di Itaca, quello che è importante non è la meta ma il viaggio stesso per arrivare a quella meta, ma in questo viaggio ci sono delle insidie, ci sono degli ostacoli rappresentati da quei mostri, Ciclope, Poseidone, che metaforicamente rappresentano le nostre difficoltà, i nostri problemi, le nostre ansie, che svaniscono allorquando ci si innalza ha un valore più alto e nobile, che non può essere imprigionato in questa barra, non può essere, Lucio, e su questo penso che siamo d'accordo. Io vedo il tuo sguardo di compiacimento, come per dire, io così forse ci troviamo d'accordo, perché io voglio immaginare che ci sia un momento nel quale ritrovarci. E allora annuncio io e mi avvio a concludere, perché se no rischierei di tediare l'uditorio che ha avuto tanta pazienza, e ringrazio per avermi ascoltato dopo tanta parola. Penso che ci sia bisogno del silenzio. Cosa c'è di più grande? Diceva un maestro del diritto, Alfredo De Masi. Cosa c'è di più grande della grande parola? Il grande silenzio. Perché la parola è del giorno che ogni giorno tramonta. Il silenzio è per sempre. La parola è preghiera. Il silenzio è meditazione. E l'uno e l'altro conducono a te, Signore. E dicevo un maestro che era fondamentalmente ateo, ma che aveva maturato questa profonda convinzione di vita. E io ora, per concludere, penso che tu abbia mirabilmente compiuto il viaggio verso quella Itaca celeste, dove mi piace immaginarti ora. Al cospetto di, abbiamo ascoltato di Giordano Bruno e di Zio Vincenzo, magari anche alla presenza ora di Silvio Berlusconi, da poco giunto, no? Come mediatore politico tra la fede e la ragione, tra il cuore e l'intelletto, quel inscindibile connubio che poi è nel tuo pensiero penso abbia trovato la sua massima esplicitazione. E magari, caro Nuccio, anche l'inutilità di questo mio dire sarà servita forse all'utilità di alimentare quella fiammella di speranza per poter credere che il tuo viaggio, il nostro viaggio, non possa finire qui. Non possa terminare qui. Perché è il viaggio dell'amore, che ha un linguaggio universale. Perché si può morire, ma l'amore non muore, e il tuo amore resterà sempre nel nostro cuore. Ti voglio bene. Se la gente può attraverso, saluto l'amministratore delegato della casa editrice, questo non c'ho, il dottor Martino Montanarini, la casa editrice della Pompina. Buongiorno. Io sono
5 da Firenze, perché devo salutare qui a Diamante, un giocare anche con Bruccioli, con voi tante hanno detto per raccontare le sue grandi doti di umanista, che è totale. La nostra casa editrice lui ha costruito un monumento della cultura, che è la collana dei classici della letteratura, che solo lui poteva fare un'opera così strepitosa. E quindi lascia un vuoto nella cultura, che era riconosciuto in tutto il mondo un grandissimo umanista e intellettuale. Io sono venuto proprio come Diamante a salutare l'amico, la persona di un'umanità unica, che aveva questa cultura smisurata, ma è una persona semplice che offriva la sua amicizia, voi lo conoscete bene, io era così legato a questo territorio, tornando dalla Sicilia con la mia barca, lui aveva voluto che mi fermassi qui, che aveva portato qui a Diamante, dove abbiamo passato una nottata meravigliosa insieme anche a Rosalia, perché era così legato alla sua terra. E ogni volta che veniva a Firenze per le riunioni in casa editrice, arrivava con le scatole di prodotti canadesi e poi voleva venire a casa mia, nella mia cucina, si metteva il grembiule, a volte si portava dietro addirittura il grembiule e voleva cucinare lui per noi. E questo uomo, osannato in tutte le grandi università, aveva anche questa veramente umanità travolgente. E questo oggi, un po' più, deve essere trovato umanità da voi. Grazie. Saluto la questo ordine legatissimo, perché oggi lo abbraccio e la saluto il sindaco Ernesto Manoni. A me l'aspetto formale del sindaco della città di Diamante, la città di Nuccio. Carissimi familiari tutti, carissimi cittadini, carissimi tutti intervenuti, saluto il vicepresidente del Consiglio regionale, l'onorevole Iacucci, che rappresenta il Consiglio regionale. È sempre difficile parlare in poco tempo di qualcuno che non c'è, ma nel caso di Nuccio è praticamente impossibile. E lo è ancora di più per me oggi, e non nascondo l'emozione e la commozione, nel dover dare l'ultimo saluto a un figlio di questa città, ad un amico, ad una persona straordinaria che ha dato tanto alla cultura italiana, dalle alte doti e qualità profuse con quel rispetto, l'educazione, quel garbo e quell'eleganza che lo hanno sempre contraddistinto. Lo ricordo in punta di piedi, quasi sussurrando, perché Nuccio era una persona riservata, che rifuggiva da ogni recondo. Storico della letteratura, filosofo, scrittore, accademico di statura assoluta, saggista più conosciuto al mondo, un intellettuale puro, controcorrente, eretico, come simpaticamente si definiva. E non esagero a dire vero e proprio patrimonio dell'umanità. Anche se lui si sentiva anzitutto un insegnante, un maestro, un grande uomo che ha sempre conservato l'umiltà e la semplicità dei piccoli, nonostante i tantissimi ed importanti riconoscimenti ricevuti in tutto il mondo. La sua scomparsa ci lascia tutti più soli. Il mondo della cultura internazionale perde una delle sue voci più carismatiche da due secoli. La nostra comunità perde il suo figlio migliore, che ha portato in alto il nome di Diamante, in Italia e nel mondo. Quella sua Diamante che tanto amava e con la quale avevo legami indissolubili, mai interrotti. Forse non tutti sanno che il suo paese che lo portava sempre dietro, nel nome di battesimo, Diamante, e anche nel cuore, con l'orgoglio e la consapevolezza di un albero che senza radici non è in grado di produrre frutti. Lo studium
nel senso etimologico del termine, come desiderio e amore verso gli studi. Lo sapeva sapientemente e appassionatamente trasmettere a tutti i suoi studenti, come abbiamo visto. E oggi si sentono più poveri, perché hanno perso non solo il professore, ma un pezzo importante dei loro ricordi più preziosi. Socrate diceva, l'insegnante mediocre racconta, il bravo insegnante spiega, l'insegnante eccellente dimostra, il maestro ispira, e Nuccio Ordine ha ispirato e continuerà ad ispirare intere generazioni di studenti e di medici. E poi chiamo immediatamente l'idea della borsa di studio. La sua battaglia contro la mercificazione della cultura deve diventare la nostra battaglia. Questo è che lo dobbiamo come suoi concittadini. Come soleva ripetere Nuccio durante i suoi numerosi interventi citando Cavis, lo scopo non è raggiungere, come sapientemente già detto dall'avvocato di Serra, Itaca, ma è il viaggio stesso. E lui, anche se ci lascia improvvisamente, ha condotto il più bel viaggio, quello della sua straordinaria vita vissuta in difesa della cultura, perché non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in deronda. A tutti voi, alla madre in maniera particolare, va il mio pensiero e l'abbraccio affettuoso, e dico di andare avanti con forza, coraggio, perché le persone che vogliamo bene non vogliono mai, restano sempre vive nel nostro cuore, nei nostri pensieri più belli. È vero, Nuccio lascia un luogo incolmabile, ma consegna alla storia l'incommensurabile patrimonio di conoscenze, idee e valori in cui ha creduto, per cui è vissuto, per cui si è speso. Le menti eccelse sono eterne, immortali, e Nuccio resterà per sempre un grande tra i grandi. Ciao Nuccio. Io volevo semplicemente ringraziare a nome di tutta la famiglia di Rosa Mia e tutti coloro che hanno lasciato testimonianza, le istituzioni, i colleghi, i maestri, gli studenti, ma soprattutto la gente comune che ha manifestato in questi momenti difficili un affetto sincero. Io voglio semplicemente dire due parole dalla prospettiva di chi lo conosceva sotto un piano differente. Ecco, credo che lui sia stato la limpida dimostrazione che nella vita si possono toccare vette altissime, ma comunque mantenendo inalterata la propria originaria identità e restando radicato a quelle che sono le proprie radici, con umiltà e semplicità, quelle radici dalle quali hai fatto sorgere con uno sguardo rivolto al mondo un albero intriso di cultura e di sapere, che hai saputo trasferire ai tuoi studenti, spinto da quel fermo amore per l'insegnamento. Mi ha insegnato che la passione è il motore della vita, che l'umanità è il più nobile dei sentimenti, che si può credere in una società migliore in rapporti autentici, scevri da interessi di parte, da ipocrisie, perché, come dicevi tu, gli uomini non sono isole. Mi ha insegnato che con il sacrificio si può ottenere ciò che si
per cosa lotta, che esistono valori non negoziabili che vale la pena difendere estremamente. Hai fatto ricetta di premi, di conoscimenti. Vabbè, fatto ricetta di premi, di riconoscimenti letterari, per ultimo il premio Princesa de Asturias, che, per il quale ci preparavamo con trepidante attesa e per il quale hai manifestato grande commozione e fierezza. Ma credo che la tua vittoria più grande, il tuo riconoscimento maggiore, sia stato quello di lasciare il tuo pensiero, le tue idee alla moltitudine di persone che in queste ore sta facendo pervenire tutta la sua stima e tutto il suo affetto nei tuoi confronti. Un'eredità culturale che sarà in pentola e che dovremo continuare a perpetrare. Mi mancherà, zio. Mi mancheranno i nostri bagni alla spiaggetta, le nostre fugaci telefonate, le nostre passeggiate la domenica pomeriggio dopo pranzo, in cui alternavi chiacchiere leggere, rigorosamente in dialetto diamantese, a pensieri alti e impegnati, e in cui dispensavi saluti e battute a chiunque si battesse per la tua strada. Perché tu eri questo, una mente illuminata, in grado di toccare vette altissime, ma con umiltà. Un intellettuale con un profondo senso di humanitas, un diamante raro di nome e di fatto, che ha fatto della passione per la vita, per lo studio, la sua città stilistica e che sicuramente continuerà a brillare. Quando passi c'è un gioco di sindacato, mi cambierà lì, ciao.